È così che comincia la grande avventura di Maki e Sarafà. La giraffa è un trucco che lascia di stucco. Avanza sui tacchi, misura il mondo coi suoi passi a compasso elegante, con le sue antenne avanti vede per prima, ma da tutti è veduta, riconosciuta, sgambettata, desiderata. A cantare quest'ode d'amore ad uno degli animali più insoliti ed eleganti del continente africano è Vinicio Capossela, che ha trasformato la sua voce in strumento narrante di Le avventure di Zarafà, giraffa giramondo. Fammi venire con voi. Quest'opera d'animazione d'Oltralpe porta con sé un gusto e un tocco grafico vintage che, oltre ad aver conquistato la fantasia e l'immaginario dell'artista, è riuscita a dimostrare quanto sia ancora possibile rinunciare alle innovazioni tecniche in nome di una vicenda capace di emozionare senza trucchi e inganni visivi. Tutto prende spunto da un fatto realmente accaduto nel 1826, quando il pascià egiziano Mohamed Ali decide di inviare in dono al re di Francia Carlo X una creatura a dir poco stupefacente. Il regista Rémy Besançon trasforma la cronaca dei tempi in un'avventura di esplorazione e crescita personale, in cui l'uomo e l'animale tracciano insieme i momenti più importanti delle proprie esistenze.